Ciao a tutti gli amici e gli ascoltatori di Inside Out Volleyball. Oggi ricominciamo la nostra rubrica sul volley con i nostri campioni della Superlega, ma non solo, perché i personaggi che faranno parte di questa rubrica hanno giocato nella Superlega, ma sono anche personaggi che hanno lasciato un segno e hanno qualcosa da raccontare, a prescindere dalla pallavolo giocata. Il personaggio che ho scelto per iniziare questa rubrica che inizia oggi e poi ci accompagnerà fino alla fine di maggio è un pallavolista che per anni ha giocato nei migliori club del campionato di Superlega, quindi partendo da Modena, e poi per Milano, Perugia, Latina e poi ha fatto una scelta diversa. Ha scelto un percorso diverso e adesso lui ci racconterà perché. E quindi è con grandissimo piacere che do il benvenuto a Federico Tosi. Ciao a tutti, piacere mio. Ciao Federico, come stai? Ma bene, sinceramente molto bene. È strano raccontare, cioè parlare da, tra virgolette, ex giocatore. E credevo sinceramente che sarebbe stato anche forse un po' più difficile il distacco da quel mondo che per tanti anni ha fatto parte di me quasi totalizzandomi. Però dai, se, sinceramente sto molto bene. Ok, perfetto. Allora, facciamo una piccola presentazione di te. Raccontaci chi è Federico Tosi, come ha raggiunto la pallavolo, come è arrivato a giocare in Superlega, qual è stato il tuo percorso che ti ha portato poi a raggiungere, gli apici appunto della tua carriera? Allora, io ho conosciuto la pallavolo perché grazie a mio padre e mio fratello. Mio padre giocava, è sempre stato allenato, sempre stato molto appassionato della pallavolo e mio fratello quindi si è avvicinato a questo mondo. Io sono sempre stato più dalla parte, diciamo, tendente al calcio e come tutti i ragazzi provai a iniziare quella, insomma, La carriera. iniziando quella carriera lì. Chiaramente poi si parlava molto di pallavolo e mio fratello mi diceva che si divertiva molto, allora decisi di provare. E provando, iniziai qui in una squadra di Camaiore dove abitiamo e nel giro di 2 anni, a 13 anni, per un infortunio libero della prima squadra che era una Serie D, mi ritrovai a giocare libero in Serie D che non conoscevo neanche minimamente l'esistenza di questo ruolo io. Quindi, insomma, quasi per caso mi sono trovato in questo mondo e in questo ruolo che poi nel giro di veramente di poco tempo mi ha portato a essere catapultato in Serie A nei Lupi di Santa Croce all'età di 16 anni facendo il secondo libero. Quindi è stato un po' un vortice che in cui mi sono trovato a fare quello che volevo, sicuramente. Quello che sognavo perché fin da bambino il mio sogno era diventare un giocatore, no, non dico di pallavolo, un giocatore, volevo fare dello sport, era il mio lavoro, era la mia passione, tuttora è la mia passione, seguo tutti gli sport che posso. E quindi diciamo che un sogno l'ho realizzato sicuramente di quando ero bambino, ovvero quello di fare il giocatore di professione. Poi il fatto che sia stato la pallavolo, lo sport che ho scelto è venuto da sé, non è stata una scelta in cui mi sono svegliato una mattina e ho detto voglio fare il pallavolista, però è venuto da sé, mi piaceva il mondo della pallavolo, ho trovato tante belle amicizie e poi ero portato, essendo Diciamolo, adesso lo portato. stai dicendo così come se fosse una cosa casuale, però c'è anche tanto talento per arrivare in Superlega, cioè sai quante persone, pensa ai vivai, di quante persone giocano a pallavolo e quanti desidererebbero anche solo metterci un piedino una volta soltanto in Superlega e tu ci hai giocato per anni. Quindi in realtà c'è veramente tanto talento. Sono d'accordo e forse questo talento è stato croce e delizia della mia carriera, nel senso tante volte mi è stato riconosciuto molto talento, tante volte questo talento io forse non l'ho saputo sfruttare al massimo e quindi questo è stato forse uno chiaramente dei pregi e delle cose che mi hanno portato in poco tempo a toccare dei bei palcoscenici e tante altre volte però è stato un motivo di
di, non voglio dire disturbo, ma di, sai, tante domande che mi facevo, perché mi trovavo a volte in difficoltà a reagire a determinate situazioni che probabilmente non dico che non mi sono guadagnato, perché comunque sia, è difficile, soprattutto nel mondo dello sport, che uno ti regali qualcosa. Esatto, però esatto, anche perché la concorrenza è altissima. Sì, molto alta. Però non è arrivato con grosse difficoltà, questo lo devo ammettere. E a volte questa cosa qui forse mi ha un po' bloccato nel vivermi appieno quello che stavo facendo. Ok, io volevo, partendo proprio da questa componente psicologica che emerge già da come tu parli, io volevo proprio partire da questo. Tu sei stato allenato da allenatori, dire illustri e dire niente, cioè sei stato allenato da Bernardi, da Radostojcev, cioè comunque grandissimi allenatori. Io volevo proprio chiederti, nel tuo percorso, quanto è stato determinante, quanto è stata determinante la figura dell'allenatore e quanto un allenatore può realmente influenzare la performance in campo dei suoi giocatori? Cioè, secondo te, la parte proprio emotiva e anche la leadership, no, di un allenatore, quanto influisce poi nella performance di un giocatore, anche come fiducia, no? Certo, no, è fondamentale. È fondamentale a qualsiasi età, cambia il rapporto, secondo me, che uno ha con l'allenatore, perché crescendo capisci anche come relazionarti. Perché magari da giovane fai più fatica, anche perché, tra l'altro, io ho avuto mio padre come allenatore, quindi il rapporto allenatore padre figlio è molto difficile. E già lì, nelle giovanili a Santa Croce, avevo lui. E comunque sia, secondo me, ogni età, cioè, il rapporto con l'allenatore è molto diverso. E inizialmente, soprattutto da giovane, ho fatto molta fatica a relazionarmi con un allenatore senza tanti scontri, perché tante insicurezze che magari avevo, che trovavo nel gioco, oppure magari tutte queste domande che mi facevo nell'andamento della carriera, le riportavo in palestra, però in maniera sbagliata, non ne parlavo. Mi incupivo e l'allenatore spesso e volentieri non lo capiva questa cosa qui, veniva forse presa come poca voglia, cosa che quella non c'è mai stata, nel senso, dal primo giorno che ho iniziato a giocare a pallavolo l'ho fatto divertendomi e perché non avevo voglia di farlo. Quindi col tempo ho imparato a parlarne, ho imparato ad affidarmi agli allenatori. Chiaramente a volte ci sono stati risultati migliori, a volte peggiori. Per esempio, mi ricordo cioè Brengini, che l'ho avuto da giovane, i primi anni di Serie A, con lui il rapporto è stato di amore e odio, nel senso che io gli devo tanto, tantissimo, mi ha insegnato tanto, anche dal punto di vista tecnico, però ci sono stati tanti scontri, perché chiaramente ero un ragazzo molto giovane e non approcciavo la palestra nella maniera adeguata. Chiaro che lui mi ha insegnato anche che con gli scontri, sì, come dovevo stare in palestra. All'inizio non riuscivo a capirlo, perché vedevo che c'era questo malumore, tra virgolette, però lui lo faceva per farmi crescere. Quindi, ripensandoci, insomma, mi ha aiutato molto anche lui nella mia crescita. Più avanti ho trovato diversi allenatori con i quali ho avuto gran bei rapporti e che mi hanno dato tanto. L'anno scorso con Gulinelli, Tubertini, Bernardi è stato veramente importante per me. E mi dispiace sinceramente aver trovato allenatori così importanti e così, dal punto di vista anche umano, molto profondi. E uno su tutti, proprio Tubertini, nel momento in cui ero in più grossa difficoltà. Perché non sono riuscito. Sì, tu parli di questa difficoltà, no? Io magari molte persone non la conoscono la tua storia personale, io vorrei proprio che tu cominciassi a farci una panoramica, no? Tu hai detto, ho cominciato ad essere in difficoltà, però tu pensa, mettiti dalla parte dello spettatore, no? Colui che guarda la Serie A, che vi vede ragazzi sportivi, atletici, riusciti, che fate un lavoro meraviglioso.
è molto difficile dal di fuori rendersi conto di quello che invece dal di dentro si prova a fare questo mestiere. Io vorrei proprio chiederti, quando sono cominciate per te questi momenti di difficoltà, come li chiami tu, e soprattutto questo momento in cui hai avuto degli alti e bassi nella tua carriera che poi hai gestito prendendo delle scelte differenti. Raccontaci quali sono stati i momenti bui e secondo te perché sono arrivati? Allora, la prima parte, che come abbiamo già detto, sono arrivato molto giovane a livello di Serie A2. Ho fatto 4 anni a Santa Croce, dopo in cui diciamo era sempre un gioco per me la pallavolo. Finito questo periodo a Santa Croce sono andato a Città di Castello dove abbiamo vinto con un gruppo stupendo, dove c'era Matteo Piano, Massari, c'erano tutti gli amici con cui mi sento ancora e grandi giocatori che poi hanno fatto tanto e stanno facendo tanto per il mondo della pallavolo. E c'era un ambiente familiare nel quale sono stato da Dio e abbiamo vinto la 2. Il primo anno, l'anno dopo, di Superlega, con quasi la stessa squadra, siamo riusciti ad andare a playoff di Superlega. E quest'anno qui è stato forse chiaramente il più bello che ho vissuto, perché non c'erano grosse aspettative su di noi, ma non c'erano grandi budget. Tu pensa magari ai budget che hanno una Lube o una Modena, no? Magari arriva Città di Castello, che per molti è una new entry, no? Esatto, tutti i ragazzi che si affacciavano alla Superlega quell'anno. E siamo riusciti a vincere contro tutti quell'anno, a parte forse mi sembra Cuneo che non riuscivamo proprio, ma quello, vabbè, sono discorsi di pallavolo che per adesso li lasciamo un attimo da parte. E quindi è stato un anno stupendo nel quale i nostri nomi di tutti iniziavano a venire fuori e le nostre prestazioni erano molto al di sopra sotto i riflettori, diciamo, no? Anche sotto i riflettori anche dei grandi allenatori. Certo, anche della nazionale, cosa che mi aveva dato anche molta, molta spinta per continuare a lavorare sempre di più e sempre meglio. E al termine di quest'anno cosa succede? Che giustamente ognuno ha preso delle strade diverse perché il mercato c'era un buon mercato e tutti i giocatori che hanno fatto parte di quella squadra sono stati cercati da altre società, e compreso l'allenatore, che era Radici, con il quale quegli anni lì era stato lui a creare una squadra giovani che avessero fatto così bene, e chiaramente il merito era tanto suo e di chi era insieme a lui a creare la squadra. E quindi se ne vanno, l'allenatore cambia totalmente la squadra e non era più quella lì la mia Città di Castello, diciamo. Io un po' per una parola data e perché comunque sia avevo avuto altre offerte, però quella di Città di Castello per me rimaneva una strada importante, mi avevano aiutato, cioè mi avevano dato la possibilità di farmi conoscere, loro mi hanno chiesto espressamente di rimanere per dare una continuità a quello che era anche la squadra prima, però non c'era più nessuno dei ragazzi con i quali avevo condiviso, che erano andati tutti. Matteo era andato a Modena, Jacopo era andato a Piacenza con Radici, ognuno aveva preso una strada molto diversa, che magari in squadre anche un po' più blasonate. Io forse quella rinuncia che feci per, tra virgolette, amore della maglia, quello che se si può chiamare così, forse me la sono portata un po' dietro, perché poi durante l'anno non riuscivamo come squadra a rendere minimamente neanche la metà di quello che facevamo l'anno prima, con ragazzi comunque altrettanto bravi, perché è andato via Matteo, è arrivato Mazzone. Sì, tu non dici che era una questione di capacità o di talento dell'individuo, ma probabilmente all'interno proprio dell'amalgama della squadra mancava qualcosa. Esatto, era una squadra che probabilmente l'anno dopo tutti quei giocatori di quella squadra che ha fatto molto male, perché lo ammetto, a partire da me, sono tutti andati in un'altra squadra altrettanto buona e tutti hanno rifatto bene. Io andai a Milano, feci un bel campionato, e Dore è andato a Ravenna, a Randazzo, mi sembra che era tornato a Civitanova, Mazzone a Trento, cioè ognuno ha trovato un'altra strada altrettanto ottima nel mondo della pallavolo, però quella non andava. E le opinioni
del mondo della pallavolo chiaramente cambiarono nei confronti di chi era lì rimasto al castello, e nel giro di poco tempo quello che era l'anno prima sembrava fosse stato completamente dimenticato. Quindi questa cosa all'età di 22 anni, perché mi sembra che sì, avevo 22 anni, quindi abbastanza giovane ancora, mi ha pesato molto e non ero pronto ad affrontarla. Quindi mi sono messo addosso questo peso per una scelta fatta che... Una sorta di senso, avevi un senso di colpa per aver preso una scelta che non era la migliore per te, per la tua carriera. Esatto, esatto, per la mia carriera che io... In quel momento lì me l'ero un po' immaginata diversamente, nel senso che dopo il primo anno mi aspettavo subito una crescita, chiaramente nazionale, insomma quello che mi era stato prospettato l'anno prima, io ci stavo iniziando a fare la bocca, come si dice. Certo. E poi dopo è successa questa cosa qui, il mercato alla fine di quell'anno lì, perché Città di Castello addirittura decise di chiudere, e il mercato alla fine fu un mercato difficile, dove... A differenza dell'anno prima, l'opinione insomma anche delle società era cambiata, e trovo all'ultimo momento il treno di Milano. E fu un anno personalmente molto positivo, nel quale c'era stato, però iniziavo a sentire cose durante la stagione, a momenti chiaramente... momenti un po' di più, momenti un po' di meno, però sentivo che qualcosa non andava e faceva parte di quello che era prima. La stagione dell'anno prima me la sono un po' portata dietro. Secondo te comunque intaccato anche quello che stavi facendo in quel momento, anche se stavi facendo esatto. Bene? Le sicurezze che avevo fino all'anno prima, alcune partite che l'anno prima andarono male, insomma... Iniziai a fare diverse domande, se il valore mio era quello lì, se non era più quello di prima, davo retta a tante cose che scrive. Purtroppo per fortuna viviamo nell'epoca dei social, che sono una cosa splendida sotto alcuni punti di vista e terribile sotto altri. Certo. E quindi bisognerebbe ai ragazzi che si avvicinano e vogliono fare una carriera nello sport, come credo in qualsiasi altra cosa, dirgli di stare molto attenti all'uso dei social. Di non dare peso a quello che viene scritto, perché viene scritto di tutto da persone anche non competenti e che ovviamente di ciò di cui parlano lo fanno da appassionati, ma in realtà non hanno nessun tipo di competenza in materia, certo. Esatto, ok, quindi è arrivato il treno di Milano, ma io quello che volevo chiederti è farti proprio questa domanda. Però dopo Milano, dopo come tu ce l'hai descritta, apparentemente quindi con gli alti e bassi tu avevi delle insicurezze, non eri sicuro, però poi è arrivata Perugia. Quindi paradossalmente quello che mi sento di chiederti è questo: è possibile che la tua percezione interna delle cose non fosse in realtà quello che invece dimostravi in campo? Perché una società come Perugia, un giocatore che non performa non lo chiamerebbe mai. Non lo ingaggerebbe mai. Io quello allora, che mi sento di dirti, quanto c'è della percezione del sé, che in questo caso era la tua, e quanto essa magari poteva essere discrepante da quello che tu poi oggettivamente facevi in campo? No, allora, da un lato c'è tanto, perché chiaramente il peso che ti dai addosso è molto più grosso di quello che veramente, magari anche l'attenzione che ti dai su un errore è molto più grossa di quella che realmente ti danno gli altri. Te ti metti sempre una sorta di lente di ingrandimento addosso, magari ti senti a disagio, alla fine parli con qualche addetto ai lavori e ti dà una visione della partita che hai appena giocato molto diversa dalla tua. Vabbè, certo. Perché le sensazioni che uno prova... sono magari molto peggio di quello che è. E poi ovviamente si gioca in sei, quindi l'errore di esatto. Uno tu te lo senti come errore personale e unico, ma nell'economia del gioco e della partita siete tanti e quindi non sei l'unico a sbagliare. È chiaro che certo. La percezione esterna è diversa dalla percezione personale. Certo, ma infatti lì forse è stata tanto troppa autocritica da parte mia per quello che stava accadendo. Non sono stato bravo a analizzare il momento. E questo fardello che mi ero messo addosso era molto più pesante di quello che realmente era. Allo stesso tempo ti dico che il treno di Perugia è arrivato, sì, perché avevamo fatto tante amichevoli anche già quando
giocavo in A2 Città di Castello contro Perugia e giocai molto bene, c'era Kovac allenatore. Mm-hmm. Quindi secondo me un po' influito quello e il fatto che loro cambiarono il libero, presero, avevano Andrea Giovi, decisero di cambiare, presero Bari e scelsero Bari. Che era quasi a fine carriera e scelsero di mettere insieme un ragazzo più giovane che potesse insomma giocarsi il posto. E quindi fecero questa scelta di puntare su di me, secondo me inizialmente per un discorso di difesa, per giocare in difesa. E iniziò bene anche quell'avventura lì, perché io ero molto motivato e una piazza chiaramente che aveva appena preso Ivan Zaitsev dopo l'Olimpiadi di Rio, che insomma sappiamo anche a livello mediatico quanto sposta Ivan Zaitsev. Certo. Quindi era carica di aspettative. Abbiamo iniziato il campionato purtroppo senza l'opposto, perché Atanasievic si era operato alla tibia e Ivan doveva spostarsi schiacciatore quell'anno, quindi ha ritardato anche durante la stagione questo cambio di ruolo. Ha iniziato da opposto per poi cambiare. E infatti, cioè, io ho tanta ammirazione nei suoi confronti, perché non credo che tanti siano in grado di fare una roba come ha fatto Ivan, ovvero cambiare ruolo in corso d'opera e comunque sia essere performante come nell'altro ruolo. Cioè, lui quell'anno lì è stato molto bravo, però alla squadra gli mancava uno dei principali attaccanti, che era Atanasievic. Nonostante questo siamo andati a fare la Supercoppa, abbiamo perso 3-2 al tie-break la finale contro Modena, a Modena, e già iniziarono i primi malumori. Kovac è stato mandato via, arrivò Bernardi. Però diciamo che quell'anno il problema dei liberi fu sempre subito dopo Kovac, il problema erano liberi. Quindi appena arrivato Bernardi, infatti mi ricordo che eravamo a Monza prima della partita con Monza, era novembre, e gli chiesi: ma è vero che gira voce che ci mandate via anche noi? Perché queste erano le voci che sentivano, che i liberi non andavano bene. Lui chiaramente non mi disse né sì né no, mi disse: non vi conosco, Baretto lo conosco, te non ti conosco, dammi il tempo di conoscerti in palestra. Quindi presi anche questo come stimolo, cercai di fargli capire, lui non solo mi dette fiducia, ma ci fu da dicembre iniziai a giocare titolare a tutti gli effetti con Lollo, mi faceva vedere video, mi dava una mano, mi stimolava, fino ad arrivato a un punto in cui iniziamo una partita contro Belgorod e iniziamo 10-0 per Belgorod. Io feci 3 errori in ricezione, cioè 3 errori, 3 sprecisioni, e ci fu mi sentii proprio in difficoltà a rimanere in campo. Ero bloccato chiaramente dalle 5.000 persone che c'erano al palazzetto e dal fatto che erano partite che dovevamo vincere la Champions League. Avevamo giocato quasi tutto il girone e era una partita che sentivo molto, ero contento di giocarla titolare, avevo voglia di fare bene, e iniziare così ha fatto male doppiamente. Quindi ci fu questo cambio, abbiamo vinto 3-2 facendo il cambio ricezione difesa, cioè giocò quella partita lì praticamente da quando uscì io, Baretto in ricezione, io in difesa, e l'abbiamo vinto 3-2. Però a me questa cosa qui mi ha lasciato degli strascichi, e quindi cercai di parlarne con Lollo, che per un periodo mi ha tenuto un po' più a riposo tenendomi fuori, poi mi ha rimesso dentro. Però è stato, secondo me, anche per la scelta poi dell'anno dopo di Perugia, che ha preso Colaci, chiaramente, cioè, è inutile stare a dire ha preso Colaci perché è il libro della nazionale, è il libro più forte che c'è probabilmente in circolazione in Italia. E quindi chiaramente ha avuto quell'opportunità lì, ma io ne sono stato sollevato, perché non mi sentivo più di essere in grado
di poter stare, poter avere quel tipo di responsabilità lì o in una società del genere, perché come gli dissi a Lollo, gli dissi non posso pensare che il problema di vincere o perdere per Perugia dipenda da te, dipenda da me. Cioè che avevo 24 anni, a 24 anni gli dissi io non posso pensare che dipenda da me la vittoria o la sconfitta di un trofeo. Quindi feci un passo indietro, questo secondo me Sirci non l'ha accettato tanto chiaramente, ci furono delle partite che non è che mi rifiutai di giocare, ma chiesi espressamente la possibilità di non giocarle, perché mi sentivo magari in un periodo in cui non riuscivo a rendere minimamente per quello che valevo. Quelle sono le tue capacità. E poi comunque tu appunto parlavi di questa partita e di quanto questa partita comunque ti abbia lasciato degli strascichi anche quando poi magari sei andato a giocare a Modena, no? Comunque questa esperienza qualcosa ti ha lasciato. Tu comunque hai seguito un percorso con un percorso psicologico per aiutarti a venire fuori da questo momento difficile, cioè quando hai capito che probabilmente non era solo una questione della palestra o della partita e che invece probabilmente dovevi fare un salto di qualità più psicologico che tecnico? Allora, l'ho capito in realtà già l'anno di Milano. E l'anno di Milano capì che e avevo gli stessi stimoli, la stessa voglia di emergere, ma non pensavo più a cosa migliorare, ma mi focalizzavo sempre troppo sull'errore. E ho sbagliato qua, ho sbagliato là, mi portavo dietro le partite, cioè giocavo magari 3 partite bene e una meno bene, mi rimaneva solo quello. Iniziai a approcciarmi a quella vita in maniera sbagliata, perché mi ero tormentato dall'idea di sbagliare, e quindi l'anno di Milano capì che c'era qualcosa che non andava. Infatti dopo si è ripresentato, cercai da solo di pormi dei quesiti e di risolvermeli, cosa sbagliatissima, infatti mi si è ripresentato ancora più forte l'anno di Perugia. E l'anno di Modena, diciamo, ci sono stati tanti problemi a livello di squadra con l'allenatore. Un allenatore rigido, magari, no? Cioè, rispetto in quel momento tu avevi una personalità forse più fragile. Con un allenatore così rigido, così magari severo, no? Sicuramente questo per te non deve essere stato facile. Certo, sì, è un allenatore che ha un approccio totalmente diverso da quelli con cui io, diciamo, mi sono trovato bene. Da un Radici, da un Tubertini, ha un approccio poco, dal punto di vista umano, chiaramente poco empatico. E quindi non sto a dire se è giusto o sbagliato. Chiaramente quel periodo lì per me non era l'ideale. E ha fatto tanto bene, ha vinto tanto quell'allenatore. Quell'anno lì la squadra l'ha un po' persa di mano con questo atteggiamento. Chiaramente io, diciamo, mi sono stretto molto a alcuni elementi con i quali riuscivo a trovare delle finestre da questo periodo cupo, e uno di questi è Bruno. Bruno mi ha aiutato, ne ho parlato con lui, lui mi ha lo ringrazierò sempre che si è aperto anche lui molto con me, quindi sono riuscito a capire che sono problemi che tanti giocatori devono affrontare nella propria carriera. Sono momenti in cui stai meglio, momenti in cui stai peggio, e tutti hanno un momento cupo probabilmente che riescono a superarlo in meno tempo, in maniera migliore, con armi diverse. Io non trovavo nessun tipo di arma che mi potesse aiutare. Quell'anno mi ha aiutato molto Bruno, perché la sua forza, chiaramente oltre al giocatore, fuori dal campo, è che è sempre presente. Ha sempre, cioè, ti guarda i compagni e cerca di capire quello di cui hanno bisogno. Io ero magari in spogliatoio, mi ricordo ancora spesso, magari tornavo un po' giù di corda per l'allenamento, per quello che era successo durante l'allenamento, vedeva che le cose non andavano, non importava nemmeno che dicessi niente, magari veniva lì, mi dava una pacca, mi diceva dai, andiamo, dopo si va a bere qualcosa a casa, si parla un po'. Andavo, era, cioè,
giorno dopo ripartivi con la voglia che ti metteva anche solo l'idea che un campionissimo ti considera così tanto durante penso le partite. Penso che questo faccia parte, questo di cui parla, quello di questo di cui parli faccia parte proprio del campione Bruno, non so, cioè anche fuori dal campo, no? Di quello che è la persona, sì, che alla fine non raggiungerebbe certi risultati se non fosse anche una persona piena, no? Sotto tanti punti di vista, probabilmente. Esatto, secondo me dire che è un grande palleggiatore, fare la classifica è limitativo. Lui è molto di più di essere un grande palleggiatore, secondo me. La forza di Bruno è quella lì, che lui è un campione a tutti gli effetti. Se, per questo io dico che, secondo me, non mi sento di dire che Bruno è il migliore palleggiatore del mondo, ma sicuramente è il giocatore migliore al mondo. Okay. Il giocatore, non il palleggiatore. Il messaggio è passato, sicuramente. Federico, ti volevo anche chiedere, comunque parlando adesso, abbiamo parlato di questo periodo un po' buio, no? Magari che hai vissuto a Modena a causa dell'allenatore e una serie di circostanze, però dall'altro lato della medaglia mi sento di chiederti che cosa significa per un giocatore arrivare nel tempio del volley come il Palapanini, cosa significa avere la possibilità di vivere i tifosi di Modena, cioè l'esperienza modenese, che cosa ti ha lasciato? È quella che ti è rimasta di più? Sì, sì, a tutti gli effetti, ma la città di Modena, la gente di Modena, il Palapanini ti dà tanto. E secondo me, infatti, anche vedo adesso Modena un po' più in difficoltà quest'anno, perché anche giocare in casa al Palapanini vuoto è una desolazione. E secondo me metà dei punti che fai te li regala il Palapanini, cioè te li vinci perché c'è il Palapanini che ti fa fare punti. E è emozionante, è da brividi, è difficile anche spiegarlo, perché ti senti, almeno io mi sentivo molto piccolo quando entravo lì, perché anche il mercoledì magari una partita di Coppa dove tanti altri posti si presentano con il 30% degli spettatori, al Palapanini c'è sold out. Quando, cioè, lì vivono la pallavolo, vivono di pallavolo durante la giornata, se vai a fare un giro in centro, comunque sia, la gente parla di pallavolo.